Sant'Orso e la zona del Pincio presto avranno un grande fratello che sorveglierà su di loro. Il comune di Fano continua nell'opera di installazione delle tanto osannate telecamere per monitorare punti di accesso alla città e luoghi sensibili. I prossimi due siti coperti da occhi elettronici saranno Sant'Orso e Porta Maggiore, ma in progetto ci sono anche i varchi della Gimarra, la Statale 16 e la Flaminia, in modo da coprire tutti gli accessi e le uscite dalla città, individuando così, oltre che veicoli privi di assicurazione o revisione, anche auto coinvolte in vari reati. Il nostro comando ha preparato un progetto sulla sicurezza con la previsione di telecamere che controllano le entrate e le uscite nella nostra città, perché noi sappiamo benissimo che le telecamere sono strategiche per le indagini e per un controllo completo del territorio. È un piano che mancava, che noi abbiamo dotato, di cui abbiamo dotato la città. Questo piano prevede il controllo di entrata e uscita di tutti i varchi della città. Le telecamere a Ponte Metauro hanno consentito di individuare recentemente anche un pirata della strada che dopo un incidente si era dato alla fuga. A questo proposito, Polizia Municipale e Amministrazione portano avanti da tempo il progetto Adotta una telecamera, che consente ai privati di sostenere i costi di installazione ma di aumentare la propria e l'altrui sicurezza. Progetto molto interessante perché tutela la sicurezza attraverso il sistema informatico di telecamere intelligenti che sono in grado di leggere le targhe, di trasformarle in messaggi, telecamere che funzionano anche da perfetta videosorveglianza. E, oltre al varco che è già stato individuato, si intende realizzare gli ulteriori varchi, si intende anche realizzare un punto strategico di Porta Maggiore e soprattutto si intende anche rilanciare la progettualità dell'adotta una telecamera, dove cittadini, aziende, istituti, banche possono partecipare per la propria sicurezza, per la sicurezza e anche collettiva oltre che propria. Quindi la Polizia Municipale è a disposizione per fornire ogni dettaglio rispetto al progetto Adotta una telecamera da parte del privato. E l'interesse di oggi